Io quando sono Anne, pure così voglio essere chiamata. Anna Lucia. Sono contenta ovviamente che il film piaccia e che appunto che abbia questo successo. Per noi è sempre ovviamente un grande piacere quando arriviamo in cinema o arene che qui c'è la fila fuori. Ci dispiace un pochino per le persone che non riescono a entrare, però non so cosa è più forte, se è il piacere che ci siano tante persone oppure il dispiacere che non riesca ad entrare alcuno. È stato un vero piacere avere qui a Bagheria l'autore del film insieme alla piccola protagonista Marta Castiglia, che è una sorprendente attrice. Il cinema fondamentalmente in questo momento secondo me funziona un po' più, forse perché è estate, così all'esterno, nelle arene, nelle zone aperte. Noi ci stiamo rialzando proprio in questi giorni, soprattutto noi con il nostro film, tratto dal romanzo di Catena Fiorello. È una storia di emigrazione, una storia purtroppo di violenza, racconta della nostra Sicilia, racconta di tutto quello che io conosco molto bene, essendo nato e cresciuto a Palermo. Come tutte le opere prime, non è facile realizzare, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta. Una pellicola attesa quella di oggi, per la quale le prenotazioni sono state più della disponibilità dei posti. E questo ci piace, perché vuol dire che Cinema in Villa è un progetto che ha l'approvazione del pubblico e non possiamo che esserne contenti. Cosa ti è rimasto di Lucia? Praticamente tutto, perché ormai fa parte di me.